E siamo allo sport, parliamo di calcio in Serie C, esplode la febbre da primato in classifica per il Pescara, in poche ore polverizzati circa 600 tagliandi messi a disposizione della tifoseria biancazzurra in vista della trasferta di Pesaro di domenica prossima. Si giocherà alle 12.30 e la squadra si sta allenando, Massimo, sì, proprio per abituarsi a questo orario. Assolutamente, lo ha fatto oggi perché l'allenamento sta per concludersi a Silvi, lo farà anche domani, seduta di rifinitura, l'entusiasmo tracima. Hai detto bene, Fabio, insomma, la notizia che abbiamo già scritto ieri sul nostro sito www.rete8.it, sono 588 per la precisione i biglietti messi a disposizione dalla società Vissina, da Vis Pesaro, per i tifosi biancazzurri, il settore ospiti dunque sold out, ci sarà una bella cornice di pubblico. La Vis Pesaro è una buona squadra, 6 risultati utili consecutivi, 4 pareggi e 2 vittorie, 4-0 nel penultimo turno di campionato in casa con il Carpi e 1-3 nel turno infrasettimanale martedì sera sul campo del Gubbio. Per quanto riguarda le novità nel Pescara, probabilmente ce ne saranno due, potrebbero esserci due cambi di formazione, sicuramente Pierozzi secondo me al posto di Staver nel ruolo di terzino destro, Pierozzi che aveva avuto qualche problema, qualche fastidio diciamo di natura muscolare, però è entrato in corso d'opera nel match col Pontedera, sta bene, ha dato il suo contributo, quindi si riprenderà, diciamo tornerà ad essere titolare della sua fascia di competenza, e poi probabilmente Cangiano dal primo minuto in luogo di Bentivegna, che però ha fatto bene. Diciamo che in questo momento c'è l'imbarazzo della scelta per Baldini perché tutti i ragazzi rispondono presente, e bisognerà vedere anche, forse c'è un ballottaggio a sinistra tra Crialese e Moruzzi, che ha fatto bene in queste ultime due partite in cui è stato chiamato in causa dal primo minuto. Dicevamo della Vis Pesaro, che tra l'altro è allenata da Roberto Stellone, ex attaccante, da allenatore, ha vinto 2 campionati importanti con la Frosinone in C nel 2014 della Serie B e subito dopo l'anno successivo la promozione in Serie A sempre alla guida del team Ciociaro. Ebbene, Stellone, che è molto amico diciamo dei dirigenti del Pescara, di Sebastiani, sarà una sorta di derby in famiglia per così dire, vive da tantissimi anni a Pescara, tra l'altro il papà Gaetano, lo voglio ricordare, ha anche indossato la maglia del Pescara negli anni 60, nella stagione 69-70, 20 presenze e 6 gol se non ricordo male. Successivamente il papà di Roberto Stellone ha anche militato nel Chieti nella stagione 75-76, era un attaccante. La Vis Pesaro è una squadra ispida, è una squadra strutturata, fisica, esperta, Fabio, una squadra che punta molto sulle seconde palle, quindi sarà una partita dura sicuramente per il Pescara, che però fuori casa sa solo vincere, perché finora 6 su 6 in trasferta, viene da 6 vittorie consecutive. Nella Vis Pesaro c'è un ex come Pucciarelli che è stato reinventato metodista, regista, lui che è un attaccante, ha giocato nel Pescara nel 2019-20, per essere più precisi da gennaio a giugno 2020, anche se poi ci fu il Covid, il campionato terminò ad agosto, ha realizzato 2 gol in quella stagione, fu molto sfortunato Pucciarelli, che però diede un contributo importante in chiave e salvezza. Ebbene, Pucciarelli ha sempre fatto l'attaccante anche in Serie A nelle fila dell'Empoli, adesso gioca da regista e lo fa molto bene insieme con Paganini, altro ragazzo che faceva prima l'esterno, adesso gioca mediano centrale. Insomma, Stellone sta facendo buone cose, ottimi risultati sta ottenendo la guida di questa formazione, che è sesta in classifica insieme con il Campobasso a quota 19. Ci sono anche dei giovani interessanti, su tutti Coppola, che è un 2005, cresciuto nella Juventus, ancora prima nel Torino, in prestito dal Pisa, un giocatore di struttura che gioca nei tre centrali. Il sistema di gioco è 3-4-1-2, quello disegnato, che sarà disegnato da Roberto Stellone, con Orellana tre quarti, sulla tre quarti un fantasista cileno che era già nel mirino del Pescara. Voglio anche svelare questa curiosità: gennaio scorso, mercato di gennaio, Dell'Icarri, l'allora DS del Pescara, lo voleva portare proprio nel club biancazzurro in sostituzione di Masala, che poi però rimase a Pescara sino al termine della stagione. È un ragazzo molto interessante, Orellana, è un 2001, insomma è una partita tutta da giocare e da affrontare con molta intelligenza. Molto bene, ringraziamo Massimo Profeta, dunque Vis Pesaro Pescara domenica alle ore 12.30.